Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video pillola. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Allora, una notizia che risale per quanto riguarda il giornale che ho davanti al PC, che voi non potete vedere, risale al 18 aprile 2022, ore 10:36. Titolo inedito, situazione inedita vista la situazione, valga la ridondanza, il pleonasticismo che dir si voglia. Vogliamo leggerlo, ok, non sarò molto fluido nel leggerlo perché devo tradurlo all'italiano. Allora, Putin esige la proprietà di una chiesa ortodossa russa in Gerusalemme in una lettera rivolta al premier Bennett, che sarebbe appunto il premier israelita. Continuo a leggere, questo è stato il titolo, ok, Gerusalemme 18 aprile. Allora, il mandatario russo Vladimir Putin esige, questo è ciò che dice il giornale, esige la proprietà a favore della Russia, della chiesa Alexander Levski nella città vecchia, occhio, di Gerusalemme, in una lettera indirizzata al primo ministro israelita Naftali Bennett, con l'argomentazione che è una promessa che si trova già ad essere da memore tempo, eccetera, eccetera, eccetera. La disputa sulla proprietà di questo tempio, di questa chiesa, conosciuta anche come la Cattedrale della Santissima Trinità e facente parte della Chiesa Ortodossa Russa di Gerusalemme, risorge adesso, dopo che Netanyahu avesse promesso a Putin trasferire la proprietà di questa chiesa alla Russia a radice della liberazione del 2020 dell'israeliano Naama Issachar da una prigione russa condannato per possessione di cannabis. Allora, l'articolo prosegue, è un po' lunghetto, quindi mi fermo qua. Ok. Cosa ci trovate di strano in questa lettera? Putin, Israele, Gerusalemme. Usiamo la ratio. Che cosa sta facendo Putin adesso? Putin sta in un mare di guai. Perché? Perché in questo momento Putin sta invadendo l'Ucraina. Invadere l'Ucraina, che l'Occidente, diciamo, sta costruendo dei film da paura, perché ormai la gente ha smesso di far funzionare il proprio cervello, e la razza ormai, chi ce l'ha, vale più dell'oro. E quindi cosa fa l'Occidente? Vuol far passare Putin come qualcuno che starebbe perdendo. Sono morti migliaia di soldati russi, ma va? Ma davvero? Ma perché tu pensi che fare una campagna come quella di invadere uno stato gigantesco come l'Ucraina è un picnic? Ma è normale che muoiono migliaia di soldati, è normale, e con questo non sto festeggiando, sto semplicemente rappresentando la realtà. La realtà è questa.
che quando si invade, anche se tu sei una superpotenza, perdi migliaia di soldati. È normale, non è una cosa anormale. E quindi, siccome sarebbero morti, anzi, sono morti migliaia di soldati, Putin starebbe in difficoltà, non mi pare, a me, né a me e né a molti analisti, e soprattutto se senti la controparte russa, che qui non la fanno sentire, RT in Occidente non si può sentire e molte altre reti russe non si possono sentire, ma è normale, te devi solamente sciroppare quello che i giornalisti venduti occidentali dicono, menzogne. Quindi, al di là del fatto che ovviamente la Russia è quello che è come potenza, ma certamente resta un affare estremamente impegnativo invadere una nazione come l'Ucraina. Molto impegnativo. Inoltre a questo panorama triste e raccapricciante dobbiamo aggiungere le ulteriori ripercussioni che inevitabilmente si vanno a creare. Infatti Finlandia, Svezia, stanno già votando, almeno la Finlandia, per quello che mi risulta, stanno già votando per entrare nella NATO. Ovviamente questo comporterà che Sir Putin certamente prenderà provvedimenti nei confronti di tutte queste nazioni. Che tipo di provvedimenti? Ma chi vivrà vedrà, intenda chi intende. Insomma, nella situazione in cui si trova Sir Putin e la Russia, non c'è tempo da stare a pensare alla religione. O forse sì. O forse la religione è quello strumento, perché un conto è la fede vera in Gesù Cristo, il Dio grande creatore del cielo e della terra, sia gloria il suo nome, e un conto sono le religioni, lo strumento dell'uomo per arrivare alla conoscenza di Dio, che però questo strumento poi, siccome fondamentalmente l'uomo alla fine di realmente conoscere il Signore, non è che gli interessa più di tanto, quindi utilizza la religione come strumento finanziario, politico, di controllo. Infatti, nella stessa Apocalisse noi troviamo che la religione dell'Anticristo è strettamente legata al fattore economico. Basta leggere Apocalisse 13, troverai religione, adorazione, idolatria, economia, comprare, vendere, controllo dell'umanità. Quindi la religione è estremamente importante. Il mondo russo e non solo, ucraino, perché Ucraina è la vecchia Russia, si può, sì, no, 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 si può dire, sì, è la vecchia Russia, è la piccola Russia. È proprio da dove nasce la Russia, Kiev. In Kiev ci fu, se non vado errato, la prima chiesa che nasce a Kiev, lì da quelle parti, vado a memoria, tutto improvvisato. Sta notizia l'ho appresa ieri e quindi ho detto, vabbè, domattina approfitto per fare un video improvvisato. Come già detto nei video precedenti, in questo momento le chiese ortodosse che nascono, diciamo, si dividono nel 1054 dal cattolicesimo apostolico romano, stradiviso in 24 ordini, che si sono fatti la guerra, si sono ammazzati alcuni di questi, non tutti, tra di loro, e in più c'è questa mega scissione del 1054. In questo momento le chiese russe, le chiese, scusate, ortodosse sono divise in due gruppi, pro Putin e
pro-Ucraina. E quindi che cosa fa la religione? La religione controlla, muove, crea voti, crea potere, crea correnti, un appartenente, per esempio, a un organo politico può utilizzare la religione per fare la guerra attraverso appunto la religione, i seguaci, eccetera, 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 a un altro opponente politico, perché poi a sua volta i stessi religiosi sono mescolati politicamente, hanno allacci, hanno politiche e muovono le masse. Quindi il campo religioso è un campo, si può tranquillamente definire, concedetemelo, anch'esso è un campo militare. Ah, ecco qua. Da dove tira fuori Sir Putin il tempo? Il tempo. Con tutti i guai che c'ha, con tutti i problemi che c'ha, lui ha tempo. Lui ha tempo di scrivere una lettera a Bennett, primo premier israelì, per dirgli: guarda che quella chiesa Netanyahu me l'ha promessa, perché quello là che si faceva le canne e noi l'abbiamo liberato, quello era uno dei vostri, e quindi siccome noi abbiamo liberato uno che si faceva le canne, tu mi devi dare una chiesa. In poche parole, detta la romana. Ragazzi, non vi fate le canne che poi vi strumentalizzano, oltre che vi fa male, a parte che è peccato. Capito cosa c'è dietro? Qui entreremo in un altro discorso, ma lasciamo perdere. In pratica è successo questo. Torno adesso, torniamo ad essere seri, anche perché c'è poco da scherzare. In tutto questo, scusate l'enfasi, in tutto questo marasma, c'è questo mare di guai che c'ha Putin. Pensare a una cattedrale che sta in Gerusalemme è impossibile, a meno che non ci sono dei forti interessi. Perché tutto sommato una mera apparentemente situazione può diventare un grande pretesto un domani, se poi questo pretesto viene accumulato ad altri pretesti: Hezbollah, Libano, Siria, man mano, e chiudo e vado al succo, si sta sempre di più concretizzando lo scenario che un domani concretizzerà la battaglia di Gog e Magog. Putin, con tutti quei che c'ha, che non sa chi dà resto, invadere una nazione intera come l'Ucraina, stare appresso alla Finlandia, alla Svezia, alla Georgia, e chi più ne ha più ne metta. Eppure l'occhio è sempre puntato su Gerusalemme, perché Satana la prima cosa che guarda sono due unità, la Chiesa e Israele, gli ebrei. Il mondo ha dato il tempo. Con il suo orologio dell'Apocalisse, sito, mi pare, questo a New York, ha detto che al mondo gli rimangono 5 anni rotti. Ha dato un tempo. La Chiesa, in nome di nessuno sa il giorno, l'ora e l'anno, sta nascondendo il tempo. Quando la Chiesa dice perfettamente che noi avremo conosciuto per filo e per segno il tempo, non il giorno, non l'ora, non l'anno del rapimento della Chiesa, chi lo dice sia anatema, ma il tempo sì, e i segni sono tanti.
oltre 120. Dio ti benedica. Proseguire significa fare retorica e io non voglio fare retorica. Quindi io vi saluto nell'amore del Signore. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom, Maranatha.